Buongiorno a tutti, prima di iniziare dico alle persone che sono indietro che ci sono un po' di posti liberi qua davanti, non per tutti, però se qualcuno vuole sedersi c'è qualche posto libero. Allora, oggi per Nubi Laboratorio Lapsus e l'associazione Lapsus è una buona giornata, anche perché noi abbiamo già ospitato, abbiamo già organizzato un'iniziativa assieme a Yuming qui all'Università Statale nel 2009, quando uscì al TAI, quindi un po' di tempo fa. E quindi ci tenevamo particolarmente a riuscire a organizzare un proprio incontro su libro invisibile ovunque, che intreccia dei temi che noi abbiamo trattato come laboratorio Lapsus, e per questo infatti ringraziamo da subito Yuming per la disponibilità e per essere venuti da Bologna per parlarne insieme a noi. Per chi non lo sapesse, l'associazione Lapsus nasce nel 2007 da un gruppo originariamente universitario che ha sviluppato soprattutto dei percorsi laboratoriali di approfondimento in tematiche di storia contemporanea che soprattutto all'università statale non venivano trattati. Successivamente poi dall'università come gruppo ci siamo spostati in generale facendo attività di approfondimento culturale e storico, in particolare sul territorio, dalle scuole alle biblioteche, in collaborazione anche con molti comuni e istituzioni, producendo anche non soltanto quindi laboratori e incontri diciamo tradizionali, ma cercando di sviluppare diversi linguaggi storici. Infatti il nostro punto di partenza è che la storia, e in particolare la storia contemporanea, necessita di una innovazione, di fatto di una riforma metodologica, contenutistica ma anche comunicativa. C'è bisogno di trovare nuovi strumenti. E infatti nel corso degli anni abbiamo prodotto anche delle mostre sul tema della strategia dell'attenzione, sul tema della criminalità organizzata. È stato prodotto anche uno spettacolo di teatro storia, come l'abbiamo definito noi, sulla storia della rivoluzione sessuale. E c'è stato anche, abbiamo anche trattato ovviamente dal 2014, in occasione del centenario della Grande Guerra, il tema appunto della ricostruzione storica e anche dell'anniversario della Prima Guerra Mondiale, come di fatto volentieri momento fondativo anche del Novecento. Allora, perché la Grande Guerra? Perché per noi innanzitutto c'è un vizio di fondo anche nella ricostruzione storica della Prima Guerra Mondiale, è un vizio storico che deriva dall'ipocrisia di base, poi ne parleremo bene, con cui di fatto è stata condotta la propaganda nella Grande Guerra, che di fatto ha costruito anche l'immaginario nazionalista e ipocrita per lungo tempo sulla memoria della Prima Guerra Mondiale, nascondendo completamente quella che di fatto è la follia di base che purtroppo c'è stata a livello militare, politico e così via nel conflitto del 14-18. Quindi c'è un po' la necessità di ripulire anche la ricostruzione storica da quella ricostruzione un po' edulcorata che omette molti particolari, e soprattutto la necessità di raccontare i diversi livelli della Grande Guerra, i diversi temi, da quello culturale a quello alimentare a quello politico, i diversi temi e i diversi livelli che si sono intrecciati e che soprattutto hanno avuto delle conseguenze poi successivamente. E in secondo luogo c'è anche un'altra necessità, il fatto che non assolutamente per spirito di analogia, ovvero per cercare delle somiglianze con l'attualità, che secondo noi è un errore di fondo che spesso la ricostruzione storica fa, ovvero la storiografia non deve cercare delle analogie tra l'oggi e il passato, deve piuttosto indagare il passato per capire il presente e cercare di indovinare le dinamiche future. E da questo punto di vista studiare la Grande Guerra è quindi secondo me necessario più che altro per studiare anche quella lunga storia di intreccio tra la crisi economica, la crisi globale e la sua dimensione militare e bellica, che di fatto possiamo far risalire da poco prima della Prima Guerra Mondiale, con la crisi economica di fine 800, e poi di cui la Grande Guerra del 1918 è stata diciamo l'esplosione. Per cui c'è la necessità anche oggi soprattutto di comprendere questo intreccio e questo rapporto tra le crisi delle relazioni internazionali, la dimensione economica e la dimensione militare, anche oggi in un momento in una fase storica in cui la guerra ha cambiato profondamente il proprio aspetto e le sue modalità. Noi abbiamo cercato, come dicevo prima, di trattare il tema della Grande Guerra con diversi linguaggi. C'è stato un laboratorio, Crisi e conflitti del Novecento, che abbiamo fatto tra la fine del 2013
2013 e l'inizio del 2014, che appunto analizzavamo in particolare i temi che, il tema che vi dicevo tutto adesso, ovvero gli intrecci tra le diverse crisi economiche, le diverse crisi delle relazioni internazionali, le crisi belliche dalla fine dell'Ottocento poi fino anche all'attualità. Ma abbiamo anche partecipato al Festival della Storia di Gorizia, sempre nel 2014, ovviamente era dedicato al centenario della Grande Guerra, dove abbiamo presentato questo progetto, che diciamo è quello su cui abbiamo maggiormente lavorato come laboratorio Lapsus, ovvero l'autista morale, che, come leggete appunto anche al sottotitolo, è un progetto cross-mediale per capire la Grande Guerra. All'interno del progetto che abbiamo portato avanti in collaborazione con Radio Popolare, attraverso diversi linguaggi, dal podcast radiofonico fino anche alla produzione di mini teaser video e delle infografiche, abbiamo cercato di raccontare quello che è stato il viaggio abbiamo cercato di raccontare come una sorta di viaggio quello che è stato il percorso che ha preceduto e ha portato poi allo scoppio effettivo della Grande Guerra, e poi in generale comunque sul sito dell'associazione Lapsus, che è laboratoriolapsus.it, potete appunto vedere i diversi lavori, tra cui anche due lavori di Collection Day, ovvero di raccolta di materiale personale sulla Grande Guerra portato dalla popolazione di Milano e poi del Nord Milano, che sono i due territori dove abbiamo portato avanti il Collection Day. Questo ci è stato molto, molto utile per soprattutto poter intrecciare quella che è la memoria personale di chi, ovviamente, più che dei superstiti della Grande Guerra, probabilmente non ce ne sono più per motivi anagrafici, più delle memorie familiari, personali, che si sono intrecciate appunto con il grande ricordo nella memoria storica collettiva della Grande Guerra. Quindi da questo punto di vista, secondo noi, l'ultimo libro di Comune, L'Invisibile Ovunque, rientra perfettamente all'interno di questa riflessione generale che il centenario della Grande Guerra impone e richiede. Prima di passare la parola infatti ai nostri ospiti, voi siete qua appunto per sentire loro e non ovviamente me, però ci tenevo a dire due parole sul libro. Il primo, che appunto ci tenevamo a presentarlo da un lato, un motivo personale, perché è dedicato a Luca Rastello, e magari poi possiamo anche nel corso della chiacchierata si può capire perché c'è stata questa dedica a un giornalista, un grande giornalista che purtroppo ci ha lasciato e che è stato secondo me uno dei migliori del panorama contemporaneo, dei migliori interpreti e in un certo senso demistificatori della grande ipocrisia che purtroppo oggi c'è nella società contemporanea. Ma in secondo luogo perché comunque, appunto, L'Invisibile Ovunque cerca di parlare di aspetti non convenzionali e non del tutto trattati della Grande Guerra. Perché L'Invisibile Ovunque? Perché loro lo prendono da una citazione di Ivan Gogh, dal Requiem per i morti d'Europa, che scrisse a Ginevra nel 17, dove, questo lo leggo per chi magari non ha letto il libro, la guerra era l'invisibile ovunque, il suo battito gonfiava le vene degli uomini, suonava con le campane dei villaggi, tuonava la notte durante la tempesta. La guerra era il giorno del calendario, era la cifra del secolo, era il lamento dei poveri, la rabbia dei deboli, era la fame, era la morte. E quindi c'è un invisibile ovunque, una totalità che non è quella che noi siamo abituati ad attribuire alla Grande Guerra, ovvero la globalità geografica e militare, la prima guerra mondiale, ma è anche una totalità che è soprattutto culturale e psicologica, cioè la guerra che infetta in un certo senso tutta la cultura, ma che entra anche nella mente di tutte le generazioni, giovani e non giovani, che di fatto hanno vissuto quegli anni e anche il periodo successivo. E quindi anche i personaggi che sono raccontati all'interno del libro rispecchiano questa totalità, dal soldato, dal volontario, che poi diventa ardito e con una freddezza estrema vive di fatto la morte nella trincea e nell'assalto, nel campo di battaglia, ha anche un altro dei tanti, al secondo personaggio, che invece è uno dei tanti che cercano di mascherarsi di fatto dietro la follia per non andare a combattere. Quindi questo racconto intreccia anche quella che è stato in un certo senso il tentativo di organizzare, di controllare militarmente
quella che è la follia che esplose apparentemente nel periodo della Grande Guerra, poi fino a raccontare anche invece la storia, ovviamente intrecciandola, però la storia dei surrealisti, che sono stati, diciamo, anche l'avanguardia del movimento artistico che più di tutti ha di fatto rifiutato quella che è stata la cultura e la civiltà che secondo loro ha prodotto la Grande Guerra, quindi anche il loro rifiuto di considerare la guerra come una barbarie, ma invece il considerare la guerra come l'espressione massima della civiltà, una civiltà corrotta che va rifiutata totalmente, la civiltà borghese occidentale. E poi anche quello che è l'arte al servizio della guerra, a protezione però non degli uomini, non delle persone, della carne da cannone mandata al macello, ma piuttosto delle macchine dell'esercito, delle macchine degli stati maggiori che rappresentano, soprattutto nelle parate, la maggior gloria degli eserciti e dei generali. Quindi io mi fermo qua perché ho già parlato fin troppo, quindi lascio la parola ai Dominghi, ai nostri ospiti, e ovviamente ci sarà la possibilità di fare domande anche al termine dell'incontro, della chiacchierata. Per cui grazie per essere qui e grazie anche ai Dominghi per questa occasione. Bene, buongiorno a tutti e a tutti, grazie a Elio per l'introduzione. E io vorrei partire proprio dal titolo che è stato citato attraverso la poesia di Ivan Goli, che è in esergo al libro, e cioè L'invisibile ovunque. Abbiamo scelto questo titolo intanto perché le storie che volevamo raccontare sono storie di fuga dalla catastrofe della guerra, storie di fuga dal massacro, storie di individui che si trovano dentro alla catastrofe, che quindi in qualche modo non l'avevano prevista fino in fondo, non sono stati in grado di anticiparne gli effetti, quindi non disertori che si sono sottratti alla guerra fin dalla chiamata, ma persone che invece nella guerra ci sono finiti, pensando peraltro che appunto la guerra fosse in un luogo preciso e non che fosse ovunque, e che poi hanno dovuto tentare, ognuno a modo loro, ognuno con la sua strategia e con il suo percorso, di venirne fuori, di salvarsi, tutto sommato individualmente. Sono quattro storie di fuga individuale, in questo segnano una differenza rispetto a altri nostri romanzi e libri, nei quali abbiamo sempre cercato di raccontare tentativi di salvarsi collettivamente, tentativi di andare oltre la sconfitta, di individuare un pertugio, una fessura che facesse passare quanta più gente possibile oltre la sconfitta, oltre la disfatta. Invece in questo caso il tentativo, il percorso è strettamente individuale. Invisibile ovunque perché appunto la fuga ci è sembrata particolarmente difficile, proprio perché a queste persone la guerra a un certo punto si mostra nella sua dimensione ubiqua e non individuabile. Se devo scappare da una prigione le cui mura, le cui sbarre sono ben visibili e localizzate, posso, diciamo, più facilmente elaborare un piano di fuga, una strategia. La fuga è andare oltre quelle sbarre, andare oltre quelle mura, c'è un fuori nel quale devo arrivare. Può essere più o meno facile farlo, può essere più o meno facile scavalcare le mura e tagliare le sbarre, però c'è un obiettivo possibile, c'è una meta. Quando invece la prigione diventa ovunque e le mura non sono visibili, ovviamente la fuga diventa molto più complicata, specie se questa ubiquità e questa invisibilità diventa manifesta soltanto a un certo punto. Se inizialmente penso che invece la guerra sia, per esempio, la trincea, sia il fronte, e quindi la ritengo ben localizzata e localizzabile, e quindi penso che fuggire da lì sia fuggire la guerra, quando poi mi rendo conto
che invece la guerra non è localizzata e localizzabile, il mio piano di fuga può rivelarsi inefficace. Questa questione della visibilità, del vedere, ci è sembrata piuttosto centrale nella prima guerra mondiale. Non è un caso che, come si citava anche prima, sia per la prima volta la prima guerra nella quale si fanno esperimenti per rendere invisibili i soldati, e poi appunto questi esperimenti vengono dirottati. Preparare milioni di divise in tessuto mimetico sembra essere troppo complicato economicamente, anche dal punto di vista organizzativo. La Francia, dove per prima nasce questa idea, ha mobilitato durante la prima guerra mondiale circa il 65% dei cosiddetti lavoratori abili, quindi una parte molto consistente della popolazione, 8 milioni di persone, e ovviamente ne aveva mobilitati contemporaneamente circa 3-4 milioni. Era molto difficile dall'oggi al domani preparare divise mimetiche per una quantità di persone così numerosa. Tuttavia è significativo che per la prima volta è durante la prima guerra mondiale che gli eserciti si pongono il dubbio di avere delle divise che non sono adeguate per un nuovo tipo di guerra. Fino ad allora soprattutto gli ufficiali avevano divise molto visibili, molto riconoscibili, bottoni d'ottone, camicie bianche, giacche blu, bordi dei pantaloni colorati, rossi, come per esempio nell'esercito francese, alti cappelli, a volte sciarpe, e diventavano quindi bersagli molto facilmente preda dei cecchini, che ovviamente puntavano a decapitare gli eserciti, a colpire le linee di comando, quindi a colpire la gerarchia militare. Ci si rende conto che in una guerra dove per la prima volta il nemico che ti attacca, il nemico che può colpirti con precisione a volte anche estrema, non lo vedi, non è visibile, è una guerra nella quale le vecchie divise sono un ostacolo, sono un problema. E questa questione del vedere il nemico diventa e di non farsi vedere dal nemico diventa un'ossessione come non era mai stata nelle guerre precedenti. Appunto, il fatto che la granata che ti può uccidere possa partire a molte centinaia di metri di distanza, dietro a una roccia, completamente nascosta, senza che tu appunto abbia la possibilità di vedere il nemico che porta la morte, oppure che la morte possa arrivare a bordo di un aeroplano che rapidissimamente, senza che tu lo abbia notato, scende dalle nuvole, prende di infilata la trincea e comincia a mitragliarla o sgancia delle bombe, rendeva, diciamo, un'ansia che non era conosciuta fino sviluppava un'ansia che non era conosciuta fino a quel momento nella dinamica ottocentesca dello scontro campale, dello scontro tra fanterie, dello scontro tra cavallerie, o eventualmente anche dell'assedio con cannoni, che però di solito erano, diciamo, ben visibili, no? Schierati sotto le mura della città, e si sapeva da dove sarebbero arrivati. Ora invece la morte può arrivare senza che tu la veda, e abbiamo cercato di rappresentarlo anche nella copertina del libro, questo concetto, questa ossessione per il vedere, questo problema dello sguardo sulla guerra, con appunto questi strani strumenti di localizzazione acustica principalmente e anche visiva che si svilupparono e appunto ossessionarono i ricercatori durante la guerra. Questo è l'unico esempio portatile, diciamo così, personal, che venne elaborato. Di solito erano macchine molto più grandi o che sfruttavano proprietà dell'elettromagnetismo, oppure che semplicemente erano giganteschi stetoscopi, gigantesche trombe acustiche che cercavano di captare che cosa? I rumori dei motori degli aeroplani, per capire quando un aeroplano era in avvicinamento, potersi girare in direzione dell'aeroplano che arrivava
E in questo caso, nel caso di questo oggetto per uso personale, inquadrarlo con dei binoculari già focalizzati all'infinito e quindi avere la possibilità di sparare al pilota, che ai tempi era, diciamo, il tipo di contraerea più efficace, il tentativo di colpire direttamente chi guidava il velivolo. Ma la questione della ubiquità della guerra si nota anche da altri aspetti, e probabilmente di nuovo è una caratteristica che non ha precedenti. Questa ubiquità nelle precedenti guerre europee non era stata sperimentata fino a quel punto. Ce ne siamo accorti, per esempio, andando a consultare gli archivi con particolare attenzione ai processi per diserzione. Inizialmente ci interessava appunto anche quel tipo di fuga, poi alla fine abbiamo deciso di raccontarne altri. In qualche modo forse la diserzione è il primo che viene in mente, quindi abbiamo cercato di trovare strategie più nascoste, meno raccontate. Comunque ci siamo focalizzati anche su quegli archivi di processi per diserzione, e abbiamo trovato svariati casi, per esempio, di soldati che vennero giudicati disertori e in alcuni casi anche fucilati perché avevano ottenuto una licenza agricola. La licenza agricola permetteva ai figli o ai padri di famiglie contadine di tornare a casa per eseguire alcuni lavori dei campi, come per esempio la semina. Spesso però ovviamente queste licenze avevano una scadenza, e questi disertori non rispettano la scadenza perché non si rendono conto che il tempo della guerra li ha seguiti anche a casa, cioè che la guerra è estesa fino a casa loro, non è soltanto là nelle trincee che in qualche modo il loro tempo è il tempo della guerra, non è là dove la guerra si vede la guerra comanda la vita del soldato e i suoi ritmi, ma anche a casa, dove questi contadini pensavano tornasse a valere il tempo dei campi, il tempo della semina, il tempo delle stagioni, si accorgono invece che vale il tempo della guerra, che la guerra è anche lì, che la guerra li possiede anche lì. E quindi nel loro calcolo, nella loro idea, tornare una settimana dopo, bucare, diciamo, il rientro dalla licenza di una settimana perché bisognava finire la semina, nel momento in cui la licenza era stata data per terminare i lavori della semina, era perfettamente normale. Insomma, in campagna se inizi un lavoro lo devi finire, la stagione lo richiede, dopo se no arrivano diciamo agenti atmosferici che non si adattano al seminario, ritardano e appunto danno come motivazione, dicono: ma sì, io sono arrivato una settimana dopo, ma ero andato a casa per seminare, dovevo finire di seminare, altrimenti la mia famiglia non avrebbe potuto completare la semina in tempo senza di me, e un campo seminato male è un campo che poi non rende quello che deve rendere durante la stagione. In altri casi era il tempo degli affetti, cioè il tempo che di solito si viveva a casa, a risultare schiacciato dal tempo della guerra. La giustificazione di alcuni disertori per il loro ritardo è: ero a casa quando è giunta una lettera di mio fratello che diceva che anche lui sarebbe tornato a casa, che era stato lievemente ferito, e quindi volevo sincerarmi del suo stato di salute, ho aspettato che mio fratello tornasse a casa, no? Il tempo degli affetti, il tempo della famiglia lo prevede: se hai un fratello che ritorna, aspetti che torna e poi ti presenti per la fine della licenza. Questi soldati, questi individui, evidentemente non si erano resi conto, perché appunto la guerra fino ad allora non era stato questo, non si erano resi conto che il tempo della guerra, e quindi la guerra stessa, si estendeva fino a casa loro. L'estensione, diciamo, della guerra in maniera ubiqua su tutto il paese la si vede anche da alcuni decreti che vengono presi durante il conflitto, e vengono fuori sempre dai processi.
Per esempio, a un certo punto i quadri militari, le gerarchie, scoprono che c'è questo problema della simulazione della follia, no? Lo scoprono molto in fretta. Ma il problema qual è? Il problema è che, pur equiparando la simulazione della follia alla diserzione, questa gente che simula molto spesso lo fa quando è a casa, quando è in licenza. Cioè, la maggior parte dei casi di simulazione avvenivano durante una licenza. L'individuo usciva, diciamo, dal comportamento normale mentre era lontano dalla trincea. La diserzione in faccia al nemico, cioè la diserzione in prima linea, quando dovevi attaccare e ti rifiutavi o fuggivi dalla trincea, era punita con la morte. La diserzione non in faccia al nemico, quindi appunto la diserzione da casa, non era punita con la morte. Ti beccavi magari 3 anni, processo militare, 3 anni per diserzione. Le gerarchie militari si rendono conto che queste condanne vengono accolte da grida di gioia, dal tripudio. La gente stappa lo spumante perché si è presa 3 anni di prigione, no? Perché, benissimo, sto 3 anni in prigione, evito la trincea, tra 3 anni probabilmente la guerra sarà finita e io me la sono scampata. E quindi che cosa fanno? Decidono a un certo punto, per decreto, che è da considerarsi fronte tutto il territorio nazionale, di modo che anche se tu diserti, simuli la follia o non ti ripresenti dopo una licenza da Milano, da Livorno, da Bari, hai disertato in faccia al nemico, perché il fronte è tutto il paese è mobilitato in fondo, e quindi la guerra appunto è ovunque. In Francia venne estesa per esempio la legge militare, e quindi tutta una serie di reati che normalmente erano giudicati da tribunali comuni venivano giudicati dal tribunale militare. In Italia si sa che in molti casi, anche attraverso i giornali, le persone comuni, i civili, venivano invitate a tenere d'occhio i militari nei luoghi di ritrovo, sul tram, nei caffè, e a segnalare coloro che facevano discorsi disfattisti. Il militare in licenza era chiamato a non fare appunto discorsi di disfattismo. Quindi ecco, questa estensione ci è parsa, che Ivan Golko coglie, questo invisibile ovunque, ci è parso non essere soltanto diciamo una questione poetica, ma una questione reale che ovviamente ci tocca. Giustamente, no? Non sovrapponiamo l'oggi con il passato, però può darsi che con la Prima Guerra Mondiale si sia innescata una dinamica nuova, appunto, all'epoca, che oggi vediamo dispiegata in maniera determinante, no? Quella appunto della ubiquità del conflitto bellico, cioè il fatto che una volta che c'è una guerra, questa guerra è ovunque, anche laddove è invisibile, e per certi versi viene anche resa invisibile oggi. Forse oggi è ancora più invisibilizzata che non nel passato, no? Quasi naturalizzata, diciamo, e in questo senso viene letta anche la Prima Guerra Mondiale in molte interpretazioni che vanno per la maggiore durante questo festeggiamento del centenario, no? Se è stata combattuta, se la si è fatta, allora in qualche modo era necessario farla, allora in qualche modo era giusto farla, c'erano dei motivi, e anche se quindi ci sono state moltissime vittime, c'è stato un massacro, certo ricordiamo il massacro, ma quando una guerra deve essere, la si fa, quasi che fosse appunto un viatico per il presente, no? questa necessità, questa naturalizzazione. Oggi per certi versi è resa ancora più invisibile, perché molto meno di un tempo c'è bisogno di una propaganda battente nel momento in cui un paese è coinvolto direttamente o indirettamente con la guerra.
nella prima guerra mondiale, ma così come per l'intervento nella guerra italo-turca, cioè la guerra di Libia di 4 anni prima, c'era bisogno di una grande propaganda. I giornali fecero abbondante propaganda, perché la guerra prevedeva ancora una dichiarazione di guerra ufficiale. C'era l'ambasciatore che andava a consegnare la lettera con la dichiarazione di guerra, il re o il presidente della Repubblica dovevano fare un discorso alla nazione di un certo tipo, no? Anche perché c'era la leva di massa, e quindi bisognava convincere ogni famiglia che era giusto che un figlio, un fratello, un padre andassero in guerra. Oggi questa necessità non c'è, quantomeno in Italia. La guerra la fanno professionisti e contractors, e quindi di conseguenza diciamo questo essere ovunque attraverso le parole della propaganda è meno importante. Delle due, la propaganda va più nella direzione dell'invisibilità che non della ubiquità. Questo diciamo mi porta alle porte dell'argomento che poi tratterà Federico, e cioè di come appunto questa ubiquità della guerra sia stata anche una ubiquità nel modo in cui la cultura italiana durante la guerra e subito dopo l'ha rappresentata, l'ha raccontata, in particolare poi nel campo di cui ci occupiamo noi principalmente, cioè la narrativa, la letteratura, eventualmente la poesia, no? Vedremo quanto è visibile e quanto lo è rispetto anche ad altri paesi nella nostra letteratura l'esperienza bellica. Io vorrei soltanto chiudere ricordando un altro aspetto della ubiquità della guerra, del quale abbiamo trattato soltanto in uno dei 4 racconti, e cioè il coinvolgimento anche di chi non era in trincea. Per esempio, rispetto alla follia, alle crisi nervose, allo shell shock, al mal di trincea, agli scemi di guerra, anche recentemente si è molto parlato, intanto se ne parla poco, no? Cioè un tipo di mutilazione che da subito venne reso invisibile, no? Mentre i mutilati di guerra magari venivano fatti sfilare come eroi e ricevevano una pensione, i mutilati del cervello non sono mai stati celebrati, no? Perché questo chiaramente faceva correre il rischio di dover accusare la guerra di aver fatto impazzire le persone, cosa che gli psichiatri militari dell'epoca cercavano di evitare in tutti i modi, no? La guerra era stata sempre soltanto un effetto slatentizzante, l'occasione che interveniva nella vita di una persona già predeterminata, no? che aveva già i prodromi della follia. C'era, no, questa idea nella psichiatria italiana, anche perché insomma Freud era uno psichiatra del nemico, e quindi ovviamente le sue teorie non erano particolarmente note né ben accolte, si era piuttosto lombrosiani, no? Per cui c'erano dei fattori spesso ereditari, spesso legati alla storia familiare, che facevano sì che una persona fosse già predisposta, la predisposizione alla follia, poi interveniva un evento slatentizzante, in questo caso era lo scoppio di una bomba, ma quella persona sarebbe potuta impazzire per lo scoppio di un motore se avesse vissuto in città, no? Quindi nonostante appunto sia stato invisibilizzato questo aspetto, e anche ultimamente, per quanto ci siano tutta un nucleo di storici che se ne è occupato, penso a Bruna Bianchi col suo libro La follia e la fuga, Scartabellati, ce ne sono svariati storici che hanno studiato la questione della follia in guerra. Ecco, un aspetto che la rende ubiquitaria in qualche modo è stato meno indagato, cioè
La follia al femminile. Molto spesso si parla dei soldati che impazzirono in trincea, molto meno si parla dei numeri di donne che vennero ricoverate in manicomio perché l'attesa di notizie dal fronte rispetto alla sorte, al destino di un fratello, di un figlio, di un padre, rendevano le giornate folli e di conseguenza molte donne vennero ricoverate, no? E questo per esempio è un altro elemento, è un altro elemento che è poco conosciuto. Alcune poi tra l'altro appunto non si facevano nemmeno ricoverare, quindi ci sono anche molti casi ovviamente di demenza che non sa impazzire, come la chiama Clemente Rebola in una sua poesia, e questo appunto mi offre proprio l'occasione per passare la palla, e intanto vi ringrazio. Quando si comincia a scrivere un libro ambientato durante la Prima Guerra Mondiale è naturale, è normale confrontarsi un minimo con la letteratura che ti ha preceduto, ovviamente. E se però guardiamo al panorama italiano, non è stata un'impresa facile, o forse è stata un'impresa facilissima, perché in effetti rispetto ad altri paesi, in Italia è mancata un'elaborazione narrativa, letteraria e poetica della grande tragedia, diciamo, della Prima Guerra Mondiale. Ed è mancata per motivi storici, che magari possiamo passare rapidamente in rassegna. Intendo dire che le nazioni che hanno partecipato al primo conflitto mondiale, quasi tutte, hanno il loro romanzo o i loro romanzi della Prima Guerra Mondiale, no? E spesso sono anche associati a grandi firme della letteratura, che magari sono diventati famosi proprio a partire da quelle opere, da quell'esperienza vissuta. La Prima Guerra Mondiale è stata anche definita la guerra dei poeti, la guerra dei romanzieri. Pensiamo solo, insomma, al fiorire letterario che è avvenuto in Gran Bretagna negli anni successivi alla Prima Guerra Mondiale. Addirittura durante la Prima Guerra Mondiale nacque il movimento dei war poets, appunto i poeti soldati, che cominciarono a scrivere poesie come terapia a proposito di, appunto, patologie che nascevano in seguito a uno shell shock, come terapia per riordinare i pensieri, per riuscire a mettere ordine in una psiche squassata. Gli schemi della poesia aiutavano in qualche modo, appunto, a mettere ordine, a maneggiare questa materia esperienziale informe che ti aveva sconvolto, no? E hanno scritto decine e decine di poesie. Wilfred Owen, Robert Graves, Siegfried Sassoon, Edmund Blunden, Isaac Rosenberg, eccetera, insomma, una generazione, insomma, di poeti, che poi era la generazione dei tenenti, cioè erano quelli, insomma, che dall'università, quindi erano colti, sapevano scrivere e poetare, erano finiti direttamente in trincea, a contatto con la truppa, però, appunto, né troppo in alto né troppo in basso. Ma così, insomma, pensiamo sul versante tedesco a Niente di nuovo sul fronte occidentale di Remarque, un romanzo talmente famoso da essere diventato un modo di dire, no? Il fuoco di Barbusse in Francia, che addirittura ha la peculiarità di essere un romanzo realista, coevo, perché viene pubblicato, se non ricordo male, proprio durante la guerra, un caso molto eccezionale di romanzo che sfugge alla propaganda e alla censura che venne inaugurata, come ricordava Giovanni prima, proprio in quegli anni. Ed è un romanzo molto crudo, insomma, molto, molto netto nel raccontare la vita di trincea. Ma in un certo senso, in una chiave completamente diversa, anche Hasek, no? Il buon soldato Schlegel, è una chiave comico-grottesca, se vogliamo, però, appunto, che mette alla berlina e ribalta, appunto, attraverso i meccanismi del grottesco, la Prima Guerra Mondiale e quell'esperienza.
E così, insomma, si potrebbe continuare. In Italia noi non abbiamo il romanzo della Prima Guerra Mondiale. Questo ci deve dare da pensare sul piano letterario, storico-letterario. La generazione che ha vissuto quel conflitto, che pure ha impiegato molti anni per elaborarlo, per trovare le parole, perché è vero che i poeti, insomma, soprattutto inglesi, ma non solo, anche italiani, le parole le hanno trovate più in fretta, ma la prosa che deve raccontare, che deve essere più realistica della poesia, che ti deve, come dire, descrivere quell'esperienza, beh, ha avuto bisogno di una decina d'anni per trovarsi. Se guardate le date di pubblicazione dei grandi romanzi europei ambientati nella Prima Guerra Mondiale e nati dall'esperienza di chi li ha scritti, sono tutti della fine degli anni 20 o dei primi anni 30. Però vuol dire che in quei 10 anni c'era stato un processo di elaborazione, appunto. Qualcuno aveva potuto riflettere, aveva potuto curarsi, ad esempio, no? Venirne fuori in qualche modo anche attraverso l'elaborazione narrativa. In Italia questo non è avvenuto. Forse abbiamo un solo romanzo della Prima Guerra Mondiale, un grande romanzo della Prima Guerra Mondiale, che è Un anno sull'altopiano di Emilio Lussu, che però, per ragioni storiche, viene pubblicato in Francia nel 1938. Lussu è in esilio in Francia, è già scappato dalla prigione in cui il fascismo lo ha rinchiuso, e quindi scrive, di fatto alla vigilia di una seconda guerra mondiale, smontando, attraverso la sua esperienza, quindi romanzando la sua esperienza, smontando uno dei pilastri che il fascismo negli anni precedenti aveva utilizzato, no, per crescere e prendere il potere, che era proprio il mito della Prima Guerra Mondiale, la frustrazione dei reduci, la vittoria mutilata, eccetera, eccetera. Sulla Prima Guerra Mondiale un discorso critico non si era potuto fare, men che meno si erano potuti poi pubblicare romanzi che ne raccontassero, ne facessero la controstoria, ecco, che fossero il controcanto della propaganda che il regime aveva, con cui il regime aveva piallato, diciamo, quell'esperienza, l'aveva sepolta sotto i cimiteri monumentali, appunto, dei caduti a Re di Puglia, sul Monte Grappa, eccetera, eccetera. Quindi Lussu scrive in realtà 20 anni dopo, e scrive già rivolto a un'altra generazione. Noi stessi in Italia lo possiamo leggere, quel romanzo, solo dopo la seconda guerra mondiale, appunto. Quindi per la letteratura e la cultura italiana è un romanzo post bellico, ma del secondo dopoguerra. La generazione di Lussu, chi aveva vissuto quell'esperienza, in realtà è rimasta muta, le è stata strappata la lingua in un certo senso. Dicevo che però fa, o potrebbe sembrare fare, una qualche eccezione alla poesia. Ci sono effettivamente alcuni poeti, anche italiani, ma in realtà a me ne viene in mente uno, che è Rebora, che è Clemente Rebora, che quasi, mi verrebbe da dire, quasi una mosca bianca, però, che riuscì, più di altri, a, insomma, cercare di andare un pochino a fondo nell'esperienza, nel raccontare attraverso la poesia la drammaticità dell'esperienza, il carattere davvero terribile di quell'esperienza. La poesia, la sua poesia più famosa, secondo me, è Viatico, quella a cui si tende a fare riferimento, nella quale viene raccontata un episodio probabilmente abbastanza frequente per chi viveva la vita in trincea. E cioè c'è un ferito, un commilitone ferito, che è rimasto nella terra di nessuno dopo la battaglia, e nessuno riesce ad andare a portargli soccorso. Quelli che ci provano vengono gnicchiati, vengono colpiti dai cecchini a loro volta. Quindi a un certo punto bisogna rassegnarsi ad ascoltarlo morire, ascoltare i suoi lamenti strazianti per tutta la notte. E a un certo punto costui viene appellato fratello, ed è una fratellanza, come dire, di umani,
appunto, non tanto di soldati, ma di umani. Stai sentendo un povero Cristo che crepa, straziato dal dolore, nei lamenti, mentre chiama, invoca la madre, eccetera, e tu impazzisci. Cioè l'impazzimento, in questo caso, non sono le bombe, lo shell shock, la paura di morire, no, è questa disumanità totale che ti investe e che ti devasta, perché a un certo punto ti accorgi che stai sperando che questo crepi, e che crepi in fretta, perché non ne puoi più. E infatti il finale della poesia è: lasciaci in silenzio. Poi c'è uno stacco di una riga: grazie fratello. In quello spazio bianco è morto finalmente, poveretto. Grazie fratello. Perché dico è quasi una mosca bianca, è quasi un'eccezione questa poesia? Perché trovare questo tipo di racconto nelle poesie dei poeti italiani, dei poeti soldati italiani, è impresa ardua. In particolare non se ne trova traccia, secondo me, in Ungaretti, che è il poeta che sempre viene, come dire, tirato fuori, almeno a me a scuola mi hanno fatto una testa così, con Ungaretti, è il poeta contro la guerra, il poeta che aveva raccontato la prima guerra mondiale, eccetera, eccetera. Quando poi lo vai a leggere, perché magari a scuola lo leggi un po' distrattamente perché te lo impongono, e ci trovi anche un certo carico retorico, quando te lo vai a rileggere ti accorgi che in realtà in Ungaretti non c'è traccia di questa cosa che si trova in questa poesia di Remo, o che troviamo in poesie di altri autori. Pensiamo appunto ai war poets che ho citato prima, no? Pensate, c'è una poesia bellissima di Rosenberg, morto tra l'altro nei primi mesi di guerra, credo, primo anno, morto nel 1915, Isaac Rosenberg, che parla di un topo di trincea, un topo che gli tocca una mano, gli corre su una mano, quindi lui ha un gesto ovviamente di ribrezzo, e poi lo vede correre verso la trincea tedesca e lo definisce un animale cosmopolita. Il topo può fare questo, può attraversare la terra di nessuno, se ne frega, no? D'essere britannico o germanico, va di qua e di là, c'è quasi un moto di invidia per un sorcio, okay? Ma lì dentro c'è una critica, no? Complessa, implicita, a tutta la propaganda militarista, razzista, no? Eccetera, che animava quel conflitto lì, no? Mi avete portato ad invidiare un sorcio. Un altro che ci ha lasciato le penne, però questo alla fine della guerra, molto sfortunato, nelle ultime settimane di guerra, è Wilfrid Owen, autore di una celeberrima poesia che Dulce decorum est, no? Il famoso detto latino di Orazio, Dulce decorum est pro patria mori, che lui definisce la vecchia bugia, the old lie. Anche qui c'è una critica fortissima alla propaganda bellica. È una poesia scritta, come dire, polemicamente, proprio contro chi aveva scritto, una poetessa inglese che aveva scritto, Emily Pope mi sembra si chiamasse, che aveva scritto insomma versi propagandistici dicendo che insomma, la cosa che tutti i buoni patrioti britannici dovevano fare era crescere i loro bambini nell'idea che non c'è niente di più dolce e onorevole che morire per la patria, no? E lui gli risponde, Owen gli risponde, descrivendole in questa poesia la morte per gas in trincea con dovizia di particolari e di dettagli. È una poesia forte, raccapricciante, e poi gli dice: ecco, forse se avessi visto questa roba qui non spareresti queste cazzate, sostanzialmente. In Ungaretti non c'è traccia di tutto questo, anzi, a rileggerlo, insomma, non col senno del secondo dopoguerra, appunto, ma provando a rileggerlo col senno del primo dopoguerra, quel senno bloccato, come dicevo prima, beh, è quasi, quasi inquietante, perché sembrerebbe proprio l'opposto. Qual è la fratellanza di cui parla Ungaretti? Non è quella di Rebora. La poesia Fratelli è un cambio della guardia, è un reparto di soldati che dà il cambio all'altro, è la fratellanza tra commilitoni, che non è niente di nuovo, non è niente di particolare, viene cantata poeticamente spesso dai poeti di regime
dalla notte dei tempi, insomma. Ma ce n'è una forse ancora più inquietante, ancora più indicativa, che è i fiumi, no? La poesia sui fiumi della sua vita, una lunga poesia nella quale Ungaretti associa tra loro i fiumi della sua vita. Lui era nato ad Alessandria d'Egitto, quindi parla del Nilo, poi parla della Senna, se non sbaglio, perché era vissuto a Parigi, poi il fiume della terra natia della sua famiglia, insomma, fino ad arrivare ovviamente all'Isonzo, che è il luogo in cui lui si trova, tant'è che la poesia porta un sottotitolo, che è una data, 16 agosto 1916, se non ricordo male. Ce lo dice lui, quando sta scrivendo questa poesia, e anche dove, perché arriviamo in fondo alla poesia e parla dell'Isonzo, che è questo fiume nelle quali lui compie un lavacro, quasi un lavacro rituale, si toglie i panni logori della guerra, no? Una sorta di rinascita in qualche modo attraverso la purificazione delle acque. Ma è la data che è significativa, che tradisce qualcosa. Siamo all'indomani della quarta o sesta battaglia dell'Isonzo, è avvenuta il giorno prima, ci sono stati 40.000 morti italiani, un numero imprecisato di feriti e chissà quanti dall'altra parte. L'Isonzo è rosso di sangue, in realtà. C'è appena stata una carneficina. E cosa fa Ungaretti? Rimembra i fiumi della sua vita. C'è da meravigliarsi che costui sia diventato poi un poeta di regime nel primo dopoguerra, che fosse amico personale di Mussolini, che abbia avuto prebende dal regime mussoliniano. Certo, poi aveva degli amici ebrei e quindi sulle leggi razziali ebbe qualcosina da dire, e grazie, però, cioè, no? La poesia di Ungaretti è una poesia che non è mai stata scomoda rispetto alla costruzione del mito della prima guerra mondiale. È solo la rilettura successiva, posteriori, che ce la fa vedere in questa chiave. Ma in realtà non ha mai messo, non ha mai minato alla radice i pilastri di quell'esperienza. Basti dire che, insomma, e così in un certo senso anche per la letteratura. E qui vorrei invece venire a Lussu, vorrei parlare dell'unico romanzo, perché in realtà diciamo che il romanzo più famoso sulla prima guerra mondiale combattuto in Italia l'ha scritto un americano, Hemingway, che è addio alle armi, e questo è già un paradosso, appunto. Però noi abbiamo Lussu, in effetti abbiamo questo romanzo, che è un gran romanzo, senza dubbio, anche se, come dicevo, uscito in qualche modo fuori tempo massimo, nel quale, secondo me, però molto significative, oltre alla bellezza letteraria di certe scene, vabbè, secondo me c'è una delle più belle scene di ritorno a casa durante una licenza, appunto a proposito dell'invisibile ovunque, della guerra come era percepita a casa, di come la vivevano le donne, eccetera, senza spoilerare, insomma, per chi non l'avesse letto, però la scena della sua licenza quando torna a casa in Sardegna, dal padre, dalla madre, secondo me è veramente letteratura di altissimo livello. Ma ce n'è un'altra, secondo me, interessante per quello che in realtà non viene detto, per la situazione che rappresenta. Perché voi sapete che Lussu era stato un interventista, era stato un volontario, uno di quelli che avevano creduto che in qualche modo dalla guerra potesse venire fuori qualcosa di buono, diciamo così. C'era stato tutto un movimento di interventismo democratico, eccetera. Ora, a un certo punto nel romanzo lui incontra un dialogo col generale Leone, ispirato a un personaggio storicamente esistito, probabilmente che lui aveva anche conosciuto, che è il più guerrafondaio di tutti, il più infogliato di tutti, che gli dice: ama lei la guerra? Gli chiede secco. Io rimasi esitante. Dovevo o no rispondere alla domanda? Attorno erano ufficiali e soldati che sentivano. Mi decisi a rispondere.
Io ero per la guerra, signor generale, e alla mia università rappresentavo il gruppo degli interventisti. Questo, disse il generale con tono terribilmente calmo, riguarda il passato. Io le chiedo del presente. La guerra è una cosa seria, troppo seria, ed è difficile dire se... È difficile... Comunque io faccio il mio dovere. E poiché mi fissava insoddisfatto, soggiunsi tutto il mio dovere. Io non le ho chiesto, mi disse il generale, se lei fa o non fa il suo dovere. In guerra il dovere lo debbono fare tutti, perché non facendolo si corre il rischio di essere fucilati. Lei mi capisce? Io le ho chiesto se lei ama o non ama la guerra. Amare la guerra, esclamai io un po' scoraggiato. Il generale mi guardava fisso, inesorabile. Le pupille gli si erano fatte più grandi. Io ebbi l'impressione che gli girassero nell'orbita. Non può rispondere? Incalzava il generale. Ebbene, io ritengo, certo, mi pare di poter dire, di dover ritenere. Io cercavo una risposta possibile. Che cosa ritiene lei, insomma? Ritengo personalmente, voglio dire io per conto mio, in linea generale, non potrei affermare di prediligere in modo particolare la guerra. Si metta sull'attenti. Io ero già sull'attenti. Ah, lei è per la pace? Ora nella voce del generale verano sorpresa e sdegno. Per la pace. Come una donnetta qualsiasi consacrata alla casa, alla cucina, all'alcova, ai fiori. Ai suoi fiori, ai suoi fiorellini. È così, signor tenente? No, signor generale. E quale pace desidera mai lei? Una pace... E l'ispirazione mi viene in aiuto. Una pace vittoriosa. Il generale parve rassicurarsi. Secondo me in questo dialogo qui c'è tutto. Ed è più quello che lui non riesce a dire la cosa interessante, che ti racconta qualcosa di quella generazione, del grande abbaglio che quella generazione prese, e che ci parla anche dell'oggi, secondo me. Queste poi sono cose che uno può, su cui uno può riflettere per conto suo. Il grande abbaglio che quella generazione prese, cioè il fatto che appunto in realtà ci fossero dei buoni motivi, in qualche modo, per desiderare quel conflitto e per viverlo in qualche modo fino in fondo, che però riguardò molti, attenzione, riguardò molti, per vari motivi. Ci fu anche chi pensava che insomma, beh, tanto peggio tanto meglio. Ci fu anche chi, diciamo, per motivi ideologici non sarebbe mai stato favorevole a una guerra del genere, ma tutto sommato che le borghesie europee si massacrassero tra di loro, tutto sommato, insomma, anche con la carne da cannone, però qualcosa sarebbe nato da lì, ci sarebbe stato un rinnovamento, l'Europa sarebbe... Pensate ai futuristi, e qui vengo all'arte, appunto. Pensate alla poesia dei futuristi, che la celebravano, quella guerra, no? La volevano intensamente, perché appunto era il grande rinnovamento, no? Era l'igiene del mondo. E poi, hai voglia te, tutta la tecnica, la velocità e la rapidità con cui si poteva morire, appunto, o infliggere la morte. Ora, ci furono, e qui vengo alla parte più delle arti visive, se posso, ci furono, poi non so quanto tempo abbiamo, fermatemi a un certo punto, se... No, 5 minuti. 5 minuti? Ok. Ci furono, la faccio molto breve, effettivamente molti artisti che andarono alla guerra, e diciamo in particolare nell'Invisibile Ovunque troverete traccia dei surrealisti, senz'altro, ma anche dei cubisti, o quantomeno delle tecniche cubiste che vennero utilizzate per inventare il camouflage, il mimetismo militare, che nacque proprio durante la Prima Guerra Mondiale. Le tecniche cubiste di scomposizione delle forme e dei colori della scala cromatica sono quelle, insomma, che alcuni artisti sotto le armi, in questo caso pittori soldati, non poeti soldati, misero in atto per dipingere, ad esempio, i teloni mimetici, no? Che dovevano coprire
le trincee, le postazioni, oppure per dipingere i cannoni, per dipingere i carri armati, gli aeroplani, eccetera. Dicevamo non le uniformi, l'unica cosa a cui si arrivò fu togliere i colori sgargianti dalle uniformi e buttarsi su un grigiolino o verdolino, ecco, per rendere i soldati meno visibili. Ma effettivamente le uniformi mimetiche non vennero mai varate, troppo costoso e troppo complicato, perché poi il paesaggio cambia, ecco, quindi insomma, ridipingere un cannone tutto sommato bastano delle latte di vernice. Se vogliamo far vedere le immagini, però mi servono più di 5 minuti, ahimè. Facciamolo vedere. Il laboratorio di camuflaggio nacque in Francia e come vedete qui prevedeva anche la costruzione di macchinigini, strani oggetti, appunto, servivano a mascherare la presenza dei soldati. In questo caso questo è un finto albero per l'avvistamento, è una postazione d'avvistamento, vedete, Camouflage Tree Observation Post. Questo probabilmente è inglese, però il prototipo, diciamo, fu varato in Francia, molto dal laboratorio di camouflage francese. Ne venne piantato poi anche uno in Italia, siamo stati tra gli ultimi, ma anche in Italia il laboratorio di mascheramento ebbe i suoi pittori arruolati e continuavano a fare i pittori, però sulle lamiere e sulle tele. Ecco, quello di prima era questa è la versione attuale, questo è il capo opposto, no? Da boxer macho man mimetico. Come ci si arriva? Ci si arriva partendo da questo signore qua, che è di fatto l'inventore della prima uniforme mimetica, e come potete vedere era un pittore, appunto. Si chiamava Louis Dingot, stava a Nancy, alla scuola di Nancy, e ci dovrebbe essere anche l'immagine dell'aspetto, la vedete, questo è il prototipo che lui inventò e che è in un museo, ma è sempre rimasta lì, non è mai stata approvata, diciamo, dall'esercito francese, troppo complicata da realizzare, però lui, vedete, aveva utilizzato proprio i colori della vegetazione della terra pensando di rendere i soldati meno visibili, diciamo, per ragioni umanitarie. La sua era una movente umanitario. Vai pure avanti, eccolo qua sotto le armi. Questo è il suo mecenate, andiamo pure avanti. Ecco, questo invece è il grande Chevola, un altro pittore, questo qui lo vedete in versione pre-prima guerra mondiale, un altro pittore molto famoso, amico addirittura del presidente francese Poincaré, che poi prese a mano il laboratorio, quando nacque il laboratorio di mascheramento. Ecco qui, durante la guerra, vedete il look e la posa anche cambiata. Anche il medagliere, qui è capitano, appunto, arrivava ad avere 3.000 effettivi al suo comando. Questa, come vedete, è la fascetta che portavano al braccio. Ovviamente erano soldati del genio, ma avevano il camaleonte, il simbolo. Qui siamo di nuovo nell'epoca contemporanea, adesso dovremmo avere una visione sincronica di tutto. Questi sono i carri armati mimetici, che quando Picasso li vide sfilare a Parigi disse: questa roba qui l'abbiamo inventata noi. Ma non era un paradosso, era vero, cioè le tecniche erano le loro. Vedete questo cannone? Questa è la versione di André Maré, come si può dire, uno schizzo sul suo quaderno. Vedete, lui è un soldato, dipinse questa roba qui, mentre questo è, dire, forse il modello. Qui hanno dipinto direttamente sulla lamiera. E invece la versione cubista, diciamo. Andiamo avanti. Aeroplani, a go-go. Ovviamente sotto erano azzurri. Ecco, questa per esempio è una versione, un'applicazione artistica molto interessante del camouflage, fatta dagli inglesi, che ovviamente avevano il problema di camuffare le navi, quelle che arrivavano dagli Stati Uniti, che portavano i rifornimenti. Vedete? Queste sono proprio tecniche cubiste che servivano per disorientare il sommergibilista tedesco, che non capiva in che direzione era volta la nave. Se la prua, vedete questa, sembra quasi che stia affondando, cioè
questo movimento verso il basso di blocchi, voi dovete pensare che vengono guardate da un telescopio, ovviamente, non le vedevano, non le vediamo noi. Guardate, questa non si capisce neanche che forma abbia, pure è una nave. Però questo gioco ottico, e guardate questa, questa che non si capisce proprio che roba sia, però vi assicuro che è una nave, anche questa. Però il gioco ottico appunto serviva proprio a disorientare, e poi certi pittori soldati riportavano su tela ovviamente anche quello che era stato dipinto sulla nera, diciamo così. Quindi vedete, questo è un pittore canadese che aveva combattuto con le truppe britanniche. Avanti, vedete, questi sono colori, anche questo sta a colori. E qui vedete la differenza tra un po' quello che poteva essere l'effetto dal telescopio, uno vedeva questa roba qui, diciamo, che è, no? Ecco, questa è oggi di nuovo la moda, il fashion. Oggi siamo, questo è l'albero capo francese, un gelato mimetico. Questa è una truppa dell'esercito statunitense, versione Desert Storm 1991. Questo cos'è? È un'opera d'arte in un museo o è un elemento della prima guerra mondiale? Sinceramente non lo so, perché il punto è che potrebbe essere entrambe le cose. Questa è la cosa interessante. Ecco, per la prima infanzia, il mimetico per la prima infanzia, cover per il cellulare mimetica, passeggino mimetico, fashion anche qui. Ecco, questi meno fashion, questi qui sono molto ben mimetizzati, ma mi serve questa immagine per far capire una cosa, cioè dove siamo arrivati sul piano militare. Appunto, abbiamo visto l'uniforme di Desert Storm dell'epoca contemporanea, e al tempo stesso questo deturnamento, o se vogliamo risemantizzazione del mimetico, riscoperta del mimetico come tessuto allegro, divertente, addirittura usato per i bambini, per i passeggini, appunto per le fotomodelle in passerella, mentre invece sul piano militare si è andati sempre più perfezionando la tecnica di sparizione e mimetizzazione del paesaggio, diciamo che prima stavi infrattato dentro un albero di cartone. Ecco, qui siamo molto più avanti, ma soprattutto, come vedete, non sono più osservatori, questi sono cecchini, questa gente che deve colpire dei bersagli a una grande distanza senza essere vista. Ecco, è un po' la preoccupazione opposta a quella che aveva animato il pittore Luigi, che invece aveva pensato uniforme mimetica per evitare di essere bersagliati, ecco, non essere bersagli. Qui invece serve proprio per poterli colpire meglio, i bersagli. Vai avanti. Guardate questo. Questo è un cacciatore. Fa anche fatica a distinguerne i contorni. Vai avanti, ci hanno la classe delle altre. Ecco qua, finite? A meno che tu non le abbia messe. C'è un'altra cartella. Aspetta. Ecco, secondo me, però, il deturnamento anche del cacciatore, di quei simpatici signori col fucili, col canocchiale, è questo artista cinese, Cuevo, si chiama Liu Li, lo vedete? È difficile vederlo, eh? Eppure c'è, lo vedete? È sulla Piazza Rossa. Qui si vede leggermente meglio. Qui quasi non si vede, forse il piede, vedete? Anche qui, se non fosse per le scarpe, sfido chiunque. Però c'è. Questi ideogrammi non vogliono dire Wuming, però, vedete? Sono le scarpe che lo identificano. Ecco, questa mi sembra emblematica. Alleluia. E a Venezia. Perché costui? Diciamo, mi sembra, ecco, che le due tendenze nelle quali
stato sospinto, quella militare, diciamo, di andare sempre più, no, verso la figura del cecchino mimetizzato che ti colpisce a una grandissima distanza, esattamente come era nella prima guerra mondiale, appunto, che la morte arrivava da chissà dove, all'improvviso, ed è invisibile, completamente mimetizzato col contesto, e dall'altra parte invece, no, l'utilizzo, il recupero, diciamo, il gusto estetico del tessuto mimetico, no? In qualche modo, che poi il suo punto d'origine, dicevamo, perché si era partiti dal cubismo, dai cubisti, ecco, mi sembra che alla fine un artista come questo cinese riesca in qualche modo a ricongiungere le due cose, ovviamente in una versione di gran lunga preferibile a quella del minimo telescopico. Tra l'altro aggiungo solo che Léopoldine in un'intervista dice che la sua arte mimetica vuole rappresentare il fatto che nella città contemporanea siamo invisibili, è come se non ci fossimo, la città viene governata come se le persone non esistessero, e la sua prima performance fu proprio mimetizzandosi all'interno di un quartiere che nel corso di una grande ristrutturazione doveva essere abbattuto per fare spazio, credo, a un centro commerciale o qualcosa del genere, e lui appunto per simboleggiare il fatto che delle persone a nessuno fregava niente, nessuno si accorgeva nemmeno che quello fosse un quartiere dove le persone abitavano, ha fatto, prima che avvenisse la demolizione, delle foto mimetizzate. E per realizzare queste opere sta fermo lì impalato anche 5-6 ore, perché qui c'ha due pittori che puntano la macchina fotografica e poi devono dipingerlo esattamente nell'angolazione in cui era scattata la foto, e ci mettono, come potete immaginare, un bel po' di tempo. Quindi ha la stessa capacità di rimanere immobile dei cecchini di qui sopra, solo che appunto per tutt'altro scopo e significato. Direi che se ci sono delle domande, delle curiosità, siamo qua.